Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi un nuovo video acquisti, visto che diciamo che ultimamente ho acquistato alcuni lotti e quindi vorrei mostrarvi quello che sono riuscito ad accaparrarmi, perché c'è diciamo un po' tanta roba e un altro album sta fuori. E quindi andiamo, perché altrimenti questo video non finisce più. Allora partiamo, abbiamo una piccola base diciamo Dino con due tiranno, lo pterodattilo in 2x, guardrago, il 3x di oviraptor, il 2x di disaster, poi ovviamente tremistosauro, il baby, pancratopo e il vaporizzatore, poi vabbè scavi, il 2x della pillola e poi vabbè i token, insieme poi vabbè a un ludge e due dolca di cui uno abbastanza rovinato, ma vabbè. E questa diciamo è la base che mi sono portato via. Poi Drago Xyz Ribellione Oscura da Netch, anche messo abbastanza bene, quindi non male. Numero 86, così per il meme, visto che l'hanno bandito. Poi Excalibur, che vabbè, ne ho in condizioni migliori, ma vabbè, stava lì e l'ho preso. Poi Fiori di Ciliegio, numero 15. Kidori, Re Tigre, boh, argento, un po' così. Stessa cosa Susanoo. Ninja Armatura di Lame, Squalo Bahamut, Cowboy, teoricamente ce n'erano due nell'otto, poi vabbè uno l'ho già dato via, C39 Raggio Utopia, Abitante dell'Abisso, che vabbè non fa mai male, Calamitis, visto che vabbè, non ne avevo, quindi per il meme anche questo l'ho preso, e per concludere numero 103 come Xyz. Poi come sincro c'erano questo antico drago fatato, che vabbè lasciamo sta, quanto è brutto, Acceleratore Rottame, Drago Argento Occhi Azzurri, Guerriero Assalto, Alta Velociroid, messo un po' malino, vabbè, il Musicista, Insector Potenziato e basta. Vabbè, l'avete visto, abbiamo sto schifo, diciamo che mi piange tipo un po' il cuore, ma dettagli, insieme a un 2x molto brutto e tamarro. Poi come link abbiamo Drago Bomba Topologica, Connettore Rottame, la nave sciame anfibia e per concludere Reprodocus. Poi vabbè carte random come il drago magnetizzatore, mi sembra, Volfiamma e il ritorno, era carino Secret. Poi vabbè 2x di turbini, Terraforming in 2x, Un giorno di pace, carica anime, abilità risolutiva, avvertimento argento, prigione uguale, doppia microspia, 3 forza riflessa terremoto, vabbè l'ho preso perché mi servivano, non ce l'avevo. E poi un po' di roba giapponese come FA, vabbè exo coso, numero 13 e vabbè carte random, così, tanto per avere qualcosa di un po' esotico. Detto questo io passerei subito al secondo lotto che ho recuperato poi un'ora fa, che è formato da una parte di Pokémon, che faccio vedere comunque, e poi la parte di Yugi che vedremo dopo. Abbiamo di carino questo Machoke, poi Octillery, che sono Cosmoholo, e diciamo che il Cosmoholo rende tutto bello. Peccato che Yugi non ce l'abbiamo, però vabbè. Camerupt di Fantasmi di Holon, poi abbiamo questo Tyranitar e questo Spiritomb, sempre Cosmoholo, roba molto discutibile, e infine qua roba interessante, Storequaza, che non ho ancora capito di che set è, ma dopo me lo andrò a vedere. Deoxys specie Delta, molto carino. Darkrai livello X, che mi sta facendo venire voglia di collezionare Pokémon, ma questo ovviamente per adesso non deve succedere. Poi vabbè Reshiram energia reverse, un altro Reshiram, Zapdos Fossil, un attimo ragazzi fatemi piangere perché è firmato sopra, fortuna non è near mint mai ed è in seconda perché altrimenti potevo rimanerci secco. Questo Deoxys molto carino, Holo, che ricordo di avercelo avuto però non ricordo di che set è e neanche quanto valga. E per concludere abbiamo questa Cresselia livello X e Darkrai Cresselia leggenda, con la parte con Darkrai. E con questo abbiamo finito, non c'era troppa roba, però sicuramente c'è robina interessante. Allora, ma torniamo a Yugi, che è fondamentalmente quello che vi interessa. Abbiamo in primis questo album, non so quanti di voi se lo ricordano, ma conteneva la stampa delle tre divinità egizie e all'interno la reprint di alcuni pack, tra cui LDD, Spell Ruler, Metal Rider e qualcos'altro. Ovviamente la confezione è aperta, i pack non ci sono più all'interno,
Però ci sono le tre divinità egizie in italiano. Ovviamente finché non lo venderò, credo che lo metterò come sfondo per i video. Drago ali nere e Crow, e quindi già guadagna valore da solo. Lasciamo stare questo. All'interno abbiamo un po' di immondizia come tutti gli album. Tanto vabbè, super random che non hanno valore. Questo drago tricorno sfortunatamente mangiato, però vabbè. Ma guarda un po', è messo meglio di quanto pensassi. No, è mangiato vivo. Diciamo che ne ho un altro, no, ne ho due messi bene, quindi vabbè, questo è solo un'aggiunta. Poi vabbè, abbiamo questo drago frammento prima edizione ultra, molto carino. Vediamo in che condizioni è. Ottimali. Poi allora abbiamo guerriero rottame. Qua, vabbè, immondizia. Vabbè, questo Cristia carino. Questo non ci avevo fatto caso. Abbiamo un braccio arsenale. Anche questo prima edizione. Figo. Condizioni, vabbè, sembra appena sbustato. Anche se le carte sono senza fodera, comunque sono state tenute molto bene. Ed è una cosa fantastica. Poi vabbè, abbiamo Jurak Guaiba, roba random. Poi c'è questa carta che non so perché, ma me la stanno chiedendo in tanti su Car Market. E boh, va bene, sono contento così. Abbiamo poi, roba interessantissima. Abbiamo questo tricorno del fulmine, anche questo prima edizione. Condizioni quasi perfette. Poi unicorno del tuono, prima edizione anche questo. Vediamo le condizioni. Diciamo che c'è qualche puntino bianco, però guardate, non c'è neanche un graffio. Probabilmente sono state sbustate e messe dentro l'album. Ma il pezzo grosso e interessante, ovviamente non erano le carte di prima, ma questo Sheehan Ultimate, prima edizione ovviamente. Guardate, è perfetto. Ultimamente poi è salito anche di prezzo, quindi fantastico. Ci sono due puntini qua su in alto e uno a destra, ma vabbè. È praticamente perfetto, non c'ha uno sfrigio. Poi andando avanti abbiamo, vabbè, roba inutile. Sì, vabbè, questa Sfinge Teleia che è leggermente rovinata se non sbaglio. Vabbè, ma tanto stanno a 50 centesimi. Più che altro sono messe bene, le sostituisco a quelle che tengo nell'album, che ho tutto il set del movie pack in italiano e le sfingi in inglese. Questa cosa mi tilta un botto. No, c'è una piega qua, niente, vabbè. Quando le troverò tutte insieme le sostituisco. Poi abbiamo questo Mezuki da Premium Pack, sembra essere messo bene. Arciere Rottame, anche questo in prima edizione. Ok, controllo un attimo le condizioni, casomai fossero rovinate. No, è praticamente perfetta. Attrezzo sintonizzatore, Death Tetran. Bellissima Ultimate, da che edizione è? EEN, dovrebbe essere Energy qualcosa. Se per caso sapete di che set stiamo parlando, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Allora, il back c'ha un puntino in alto, anche bello grosso. Vabbè, speravo fosse messa meglio. Poi, allora, vabbè, super random. Niente di interessantissimo. Carino questo Grandmark. Questo è anatema del drago italiano. Probabilmente andrà a sostituire il mio nella collezione, se è messo meglio. Andiamo a vedere. E boh, non sai che non lo so. C'è sto puntino di merda. Ah no, è un... Ah no, non è sporco, è un misprint. Poi questo angolino è rovinato. Mi sa che mi tengo il mio per adesso. Poi abbiamo Heraklinos, anche questo carino, super. Qua altre robine carine. Abbiamo, allora, Neos Oscuro, super, prima edizione. Però mi sa che è un po' rovinato. Sì, c'ha gli angoli un po' mangiati, diciamo. Ma soprattutto avevo visto questa, il babbuino verde difensore della foresta, da Retropack, e non è neanche edizione limitata, quindi fantastico. Peccato però che non è perfetto, ma dovrebbe stare a tanto se non sbaglio, perché quelli che trovi sul market sono tutti edizione limitata. Andando avanti poi abbiamo Prisma Ultra, edizione limitata, truppa della carta da DP in prima. Vediamo in che condizioni è, perché quelle che avevo io erano rovinate.
Diciamo che ci posso sta, anche se non è perfettissima. Però comunque è una bellissima carta. Mi dispiace un po' che sta poco, tipo un paio di euro, se non sbaglio. E probabilmente la terrò, se vale proprio così. Poi vabbè, un Silvano random. Oh, qua c'è roba pesante. Ovvero, bam, la lucente fenice, sorvegliante, eroe elementale. Prima edizione italiana. Allora, non è perfetta perché ha innumerevoli punti bianchi intorno, però comunque è una carta molto difficile da trovare, soprattutto in buone condizioni. E gli eroi elementali, cioè, a chi è che non piacciono fondamentalmente, dai. Io ad esempio sono innamoratissimo di Chaos Neo. Spero tanto di poterlo trovare e di aggiungerlo alla collezione. Passando oltre, abbiamo questa Vat Chimera, che anche questa dovrebbe essere perfetta, ovviamente, italiana, prima edizione, il back è impeccabile, fantastico. E per concludere abbiamo questo Arcidemone Drago Rosso, edizione limitata, anche questo, vabbè, perfetto. No ragazzi, sembra che ha sbustato le carte e le ha messe nell'album, senza fodera, però l'ha messa subito dentro. E come ultima carta, credo, dico come ultima carta buona, se non c'è qualcosa nell'ultima pagina. No, infatti, questo Gaia il Cavaliere, che è perfetto ragazzi, sembra appena sbustato. Ovviamente questo entrerà in collezione, perché mi mancava. No ragazzi, guardate, è perfetto. Considerate che l'avrei dovuto comprare a breve, e vabbè, mi risolvo un sacco di problemi. Andiamo con l'ultimo pacchetto, e con la carta che credo sia la più costosa di tutte, quindi andiamo ad aprire. E sì ragazzi, era uno spoiler perché ho comprato una singola carta, però ragazzi, che carta. Allora, non ve la voglio spoilerare, vediamo se riuscite ad indovinare. 1 2 3. Allora, è un sincro ed è iconico, e voilà, bam, Drago Polvere di Stelle Ghost in seconda, in italiano. Allora, andiamo a vedere le condizioni. Allora, raga, è perfetto. Ha questa grinza qua che si vede appena appena, però no raga, è bellissimo. Me l'hanno venduto come played. Ha una cosina qua, due puntini qua sotto, però non ha uno sfrigio. No ragazzi, è bellissimo. Adesso rinfiliamolo dentro prima che si rovini. E niente ragazzi, con questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque. Vi ricordo anche che trovate in descrizione il sito di Magic Corner nel caso vi servano carte singole o prodotti di Yugi. E con il mio codice sconto cappello10 potete ottenere il 10% di sconto, quindi passateci. E va bene ragazzi, con questo è tutto e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!